Buongiorno, Kenway. Niente male, la tabacchiera che hai lì. Mi sembri astioso, Hornigold. Hai invidia? Perché è più grossa della tua. No, scommetto che è roba giamaicana. Preferisco quella spagnola. E così hai una nave tutta tua adesso. Bene. Ti insegnerò a governarla a dovere. E come si fa bottino nel modo giusto. Dutch, ci rivediamo al villaggio dei pescatori. Sì. Dov'è il tuo timoniere, Kenway? Stare al timone mi rende fiero, Ben. Mi tiene sveglio. Iniziamo navigando un po', va? Non ho bisogno della barca. Quanti saccheggi abbiamo fatto, noi due, da corsari? C'è una gran bella differenza fra unirsi a un saccheggio e guidarne uno. Stiamo cercando navi mercantili, gente! E con un grosso carico. Cerca una goletta con quel cannocchiale, Kenway. Farai un'idea di che tipo di carico trasporto e in generale della loro resistenza. Non vedrai nulla strizzando gli occhi a quel modo. Il cannocchiale. Gabbie! Velacci! Contro Velacci! Si corre! Cannocchiale, Kenway. Le golette sono troppo piccole da osservare a occhio. Ecco una preda grassa. Bene, avviciniamoci. Ricorda, quando assalti una nave, devi essere autorevole e devi pretendere il rispetto assoluto dagli altri. In questo modo soggiogherai. Due vittime devono sempre sentire nello stomaco un pensiero che possa scattare in qualsiasi momento e aprirli dal cazzo su fino allo stesso. Fai cannoni se vuoi. Sferra qualche colpo se devi. E io non affondare. Non vorrai mica ripescare il carico in mare. Oddio, si può fare. Ci hanno colpito! È arresa ora e sta imbarcando un bel po' d'acqua. Cerca di tenere a freno i cannoni. Puoi mandarla a fondo. Portati al suo fianco! Chiudete tutte le vele! Vai con calma, prepariamo i rampini. Il capitano si è tuffato! ¡Cartel! ¡Hígado, socio! ¡Ahora costa el tuo viaje! ¡Ahora
Vai con calma. Prepariamo i rampini. Turno del capitano. Facciamo a brandelli e vi gettiamo al vento. Tiratevi verso la rovina. Che fortuna. Che tengo un buon dia, signor. Sono il capitano Hornigold e questa è la mia ciurma. Siamo marinai come voi, solo di tutt'altra ambizione. Infatti vogliamo prendere il vostro carico. Vi assicuro che non vi verrà fatto alcun male, purché rimaniate calmi. È tutto chiaro? Non mi mate, signor. Tengo famiglia. Se lo supplico. Nessuno parla la mia lingua? Nessuno? Little bit. Di ai tuoi amici che rubiamo tutto qua e che non faremo male a nessuno se restate fermi come state. Hai capito? Please do repeat. Oh, ma che cazzo. Chiudeteli nella stiva e portate via tutto quello che potete. Mi innervosisce navigare con tanta merce rubata. Ti abituerai. Mi servono altri bottini perché questa sia una giornata memorabile. Li colpiremo. Sono legate bene. Là, Edward. Buon colpo l'assiste. Fuoco in arrivo. Siamo pronti. Fuoco. Va chiamato i rinforzi. Fuoco nemico. Fuoco in arrivo! La preda è nostra!
un bottino, Kenway. Altre 5 imprese come questa e sarai a posto per un anno. Ora vendiamo il carico e compriamo alla Jackdaw qualche gengillo. Ma quale anno? Voglio un bottino che mi sistemi per la vita. Diventerò il re delle Indie Occidentali. Ricordo che siamo venuti a Nassau per liberarci da tutti i re. Beh, sarò un uomo ricco e rispettato. Cristo, lascia perdere, amico. Nassau è la tua parte, non l'Inghilterra. Sogni mai di fare il colpo grosso? Una nave così piena d'oro e d'argento che basti per tutta la vita. Eccolo un sogno. Ogni uomo spera di trovare un forziere d'oro abbandonato. Sono rari come i re. Quanto nemico! Il nemico spara! Siamo ordini! Andiamo, signore! Ci hanno rotto un po' di travi, ma resistiamo! Ci vorrà il carpentiere! Direi che il pericolo è passato. Via le vele alte del trinchetto! Stiamo finendo a terra! Ammainate! Ammainate! Vedi i trevi! Terzarolati i velacci! Capitano in mare! ¿Necesita algo?
bottino ricco oggi. Continua così e Nassau sarà la prima città in cui la gente vivrà come Dio comanda. In libertà. Quel che serve è qualche goccia di sangue, sudore e qualche straccio. Non battiamo bandiere qui e ne siamo orgogliosi. La bandiera nera è solo il simbolo della nostra fedeltà alla libertà dell'uomo. Questa è per te. Onorala. Lo farò. Dammi il registro che hai con te. Se vuoi tenere viva la Repubblica, servono armi oltre che oro. Allora attaccheremo la marina. Finché batteranno la bandiera di Re Filippo, non offenderemo il nostro re. Come avrai visto, il numero dei mercantili che solca queste acque è 3 volte il numero delle navi da guerra. Già, caccia facile, ma in piccole dosi. Giusto. Quindi per stanare la marina bisognerà fare un po' di cagnare. Prendi il pesce piccolo e attiri quelli grossi. Esatto. Quindi saccheggia come meglio credi, capitano Kenway.